skincare corretta è fondamentale per prendersi cura della propria pelle. Tuttavia, perché una skincare routine sia efficace, non è assolutamente necessario utilizzare mille e mille prodotti. Quando si tratta della cura della pelle e della persona in generale, io credo fermamente in un approccio minimalista, un approccio essenziale, anche perché ho imparato che utilizzare troppi prodotti non giusti per il nostro tipo di pelle può in realtà aggravare la situazione piuttosto che migliorarla. Quindi quando su Instagram avete manifestato il vostro interesse nel vedere come mi prendo cura della mia pelle giornalmente, ho colto la palla al balzo per parlare di skincare minimal. Ho scelto di parlare di questo argomento perché ho notato che online c'è un po' di confusione. Spesso si pensa che una skincare minimalista sia una skincare che utilizza un solo prodotto oppure lava il viso solo con l'acqua senza utilizzare un detergente. Ebbene, sono qui per dirvi che non è così, perché una skincare che sia minimal equivale a una skincare essenziale, che quindi comunque comprende quelli che sono i prodotti fondamentali per prenderci cura della nostra pelle. E quali sono questi prodotti? Lo vediamo oggi in questo video. Faccio qualche piccola premessa. La prima premessa è che, come noterete, sono completamente struccata. Visto che parliamo di skincare, mi sembrava doveroso farvi vedere la mia pelle al naturale. La seconda premessa è che non sono un medico, un dermatologo, non sono un estetista, quindi chiaramente questo è quello che ha funzionato e funziona tuttora per me. Tuttavia, se avete delle condizioni particolari da rispettare, vi consiglio vivamente di consultare un esperto prima di fare danni alla vostra pelle. Primo prodotto opzionale solo se siete truccati o truccate è lo struccante. Io chiaramente oggi non l'ho utilizzato, tuttavia consiglio vivamente di utilizzarlo se avete applicato qualche sorta di trucco, perché acqua e detergente non sono in grado di rimuovere completamente il trucco che può andare a ostruire i nostri pori e accumularsi sulla nostra pelle, e noi non vogliamo assolutamente questo. Quindi, se siamo truccati, struccante step numero 1. Assolutamente imprescindibile da utilizzare religiosamente il detergente. Ho visto un sacco di video di skincare che non so come possano essere definiti skincare, in quale assurdo mondo queste sono skincare, in cui le persone utilizzano l'acqua per pulirsi il viso. Questa la trovo una cosa folle, perché se pensate che il viso possa essere ripulito accuratamente con l'acqua, tanto vale che non utilizzate più dentifricio, non utilizzate più shampoo, non utilizzate più bagnoschiuma, sapone per le mani. È esattamente lo stesso principio. Non posso immaginare andare a dormire oppure affrontare la giornata senza aver fatto una buona detersione del mio viso. La trovo una cosa proprio folle. Step numero 3 o 2, se abbiamo saltato la parte dello struccante, è il tonico. Ho sentito opinioni un po' discordanti riguardo l'utilizzo del tonico. Mi sembra di aver capito che non è essenziale, tuttavia a me piace utilizzarlo perché ripristina il pH della pelle, ma questo diciamo che è un beneficio più sul medio-lungo termine. Il beneficio immediato che preferisco è quello che mi fa sentire la pelle più fresca e rimpolpata, quindi io comunque consiglio di utilizzare anche un buon tonico. Poi abbiamo il siero. Tra l'altro il siero è uno di quei prodotti che viene spesso sottovalutato, è molto molto importante, ma credo che sia incompreso questo povero piccolo siero. Uno dei maggiori benefici del siero è che contiene al suo interno una concentrazione più alta di principi attivi e nutrienti per la nostra pelle, è in grado di penetrare più in profondità e potenzia gli effetti sulla base delle vostre necessità. Praticamente io il siero l'ho sempre visto un po' come la cheerleader della nostra pelle, perché in base a quella che è la nostra necessità, per esempio se abbiamo bisogno di illuminazione, idratazione, prevenzione delle rughe, il siero sta lì sotto nella penombra a dire dai, dai, idrata, idrata, illumina, illumina. Io l'ho sempre visto così, però è veramente veramente molto importante. E se non siete solite o soliti utilizzare il siero, vi consiglio vivamente questo che utilizzo io, perché è praticamente impercettibile sulla pelle, non appiccica e si riassorbe
super velocemente, quindi non vi rendete nemmeno conto di averlo addosso e non vi appesantisce ulteriormente. Penultimo step, la crema idratante, altrettanto importante da applicare sia la mattina sia la sera. Se avete una routine di skincare più elaborata, potete scegliere una crema idratante apposita per la notte e una apposita per il giorno. Io personalmente ne utilizzo una sola perché cerco di tenere tutto quanto più minimal possibile, e anche perché mi trovo benissimo con questa crema e non ho nessunissima intenzione di sostituirla. Che cosa fa una crema idratante? Chiaramente idrata la nostra pelle, ed è molto importante che la nostra pelle sia sempre idratata a prescindere da quello che è il vostro tipo di pelle. Quindi se avete una pelle secca ha bisogno di essere idratata, se avete una pelle grassa ha bisogno di essere idratata anche lei. Inoltre una buona crema idratante aiuta anche a avere una pelle più luminosa, dall'aspetto più giovane, più compatta, eccetera eccetera eccetera. Comunque, a prescindere da tutto, è molto importante anche se volete seguire una skincare che sia minimalista ed essenziale. Ultimo ma non meno importante, anzi forse la cosa più importante di tutti, è la protezione solare. Non vi dico nemmeno quanti video ho visto in cui la persona diceva che non era essenziale applicare la protezione solare. Non è essenziale? Cosa? Ma stiamo scherzando? La crema solare è veramente molto importante, anche se la vostra intenzione quel giorno non è quella di essere esposti al sole, nel senso proprio, cioè di prendere il sole come in estate. Il sole ha dei benefici come aumentare i livelli di vitamina D, e ve lo dice una che ama stare al sole. A me il sole rigenera, appena posso d'estate vado al mare, e tra l'altro il mio medico di base recentemente mi ha anche fatto i complimenti perché non aveva mai visto nessuno con dei livelli così buoni di vitamina D, quindi diciamo che la mia esposizione al sole ha portato i suoi benefici. Tuttavia, non mi sognerei mai di espormi al sole senza aver applicato la crema solare sul viso e su tutto il corpo, perché il sole può fare anche tanto male. Non a caso il cancro della pelle è uno dei più diffusi e uno dei più terribili. And on that note, anche se è un po' triste, non volevo concludere questo video con questo focus sul cancro della pelle, però è veramente molto importante sensibilizzare anche su questo aspetto quando si parla di skincare e di cura della pelle, per quanto essenziale vogliamo comunque che sia altrettanto efficace. Però ecco, sì, finirò con questa nota negativa, anzi no, voglio finire con una nota positiva. Anche se non fa parte della mia skincare essenziale, volevo parlarvi di questo prodotto australiano che ogni tanto utilizzo sulle labbra come burro cacao, non sempre perché non ne sento il bisogno di utilizzare il burro cacao tutti i giorni. Tuttavia lo utilizzo magari se ho messo del rossetto per tutto il giorno e mi sento le labbra un po' secche. Applico questa crema barra burro cacao barra prodotto molto idratante che si può applicare anche per esempio sulle scottature, ed è australiano, credo che si possa trovare anche qua, o comunque credo si possa trovare su Amazon, quindi se lo trovo ve lo lascio qua in descrizione. Lo utilizzo da quando sono bambina ed è veramente fenomenale. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile ed interessante. Se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale qua sotto. Vi lascio in descrizione i link a tutti i prodotti che vi ho citato in questo video perché penso che siano veramente validi, li ho consigliati a tantissimi amici e amiche, quindi mi sento molto confident nel consigliarli anche a voi. In descrizione trovate anche il link alla mia pagina Ko-fi se volete supportare la crescita del canale con un caffè simbolico tramite PayPal. Non dimenticate anche di condividere il video con amici e nemici che pensate che possano essere interessati a questo tipo di argomenti, e noi ci vediamo nel prossimo video.